Allora, questa sera siamo anche con Gerardo Parrella, Jazzy Finance, qui ai Feudi, ormai insomma è quasi esperienza diventata consolidata. Esatto, un appuntamento annuale oramai. Esatto, insomma, ripoterlo fare in stretta vicinanza è bello, no? Assolutamente sì, con le tradizioni, le vecchie tradizioni che forse negli ultimi 2 anni quasi avevamo un po' dimenticato, ormai presi dai distanziamenti, da smart working, distanze varie. Ritrovarci tutti quanti insieme sicuramente è stato un piacere. Bene, questo sicuramente anche per noi è bello poter ricominciare a creare un po' di networking, di quello sano, e quindi ci fa piacere poter ricominciare. Ti volevo anche chiedere un po' come sta andando post pandemia l'attività, calcolando che siamo qui con Egg, insomma tu lo usi ormai da tanti anni, se in questo periodo ti è servito avere un software di questo tipo per aiutarti anche nelle relazioni a distanza. Sicuramente Egg Finance è stato uno strumento importante in questo periodo, in questo anno e mezzo, quasi 2 di pandemia, peraltro in un momento di difficoltà evidente dovuta alla crisi dei consumi, e quindi in un mercato quale quello del credito al consumo ovviamente ha impattato in maniera importante la pandemia. Egg Finance ci è stato utile e siamo in particolar modo in questo anno e mezzo stati impegnati in un'attività di customizzazione importante, peraltro aspetto che distingue il software che ci ha permesso appunto di modellarlo sempre più in base alle nostre esigenze, anche alle esigenze sopraggiunte alla crisi pandemica. Avete adottato anche la firma a distanza? L'identificazione a distanza sì, peraltro nel prodotto core cessione del quinto in questo ultimo anno e mezzo è stato abbracciato da praticamente quasi tutti i nostri partner commerciali, per cui anche questo è stato uno strumento che ci ha permesso di far fronte alla situazione del momento. Bene, allora io non ti rubo altro tempo, ti lascio alla cena che sta proseguendo. Ti ringrazio di essere qui e speriamo di rivederci il prossimo anno. Assolutamente sì, grazie Flavio. Ciao.